Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi realizzerò per voi questo video tecnica. La tecnica è abbastanza basilare, è una tecnica di incastonatura con il wire realizzata a partire da delle rondelle. Questo video è in collaborazione con BB Craft che mi ha dato il materiale per realizzare questo tutorial. Vedrete il mio video acquisti linkato qui sotto se volete darci un'occhiata e qui sotto vi elencherò anche tutto quanto il materiale che potete acquistare appunto da BB Craft. Come potete vedere è una tecnica piuttosto versatile. Io vi faccio vedere, per esempio, questa qui è un'incastonatura diciamo a doppio filo, quindi praticamente ho fatto due volte il giro col wire attorno all'ingranaggio, se vogliamo chiamarlo così. Ho girato due volte, dopodiché ho scelto dei componenti in stile un po' steampunk, perché secondo me è quello che viene un po' chiamato da questo tipo di lavorazione, e le ho montati sull'elemento appunto. Faccio questo tipo di orecchini da parecchio tempo e devo dire che sono una parte di me, sono abbastanza innamorata di questo tipo di lavorazione e quindi ho deciso di condividerla con voi anche perché qualcuno me l'ha richiesto, tra l'altro, quindi insomma mi fa anche piacere farlo. Per quanto riguarda quindi il tipo di incastonatura, oggi realizzerò con voi l'incastonatura di un cabochon da 25 mm, questo qui. Faccio qualche esempio, per esempio io vi dico che io monterei questo cabochon su questa mezzaluna, dopodiché attaccherei una collana e secondo me viene già bellino così, senza bisogno di troppe lavorazioni. Veramente questo tipo di incastonatura richiede 5 minuti, quando conoscete un po' la tecnica, non è niente di assolutamente difficile. E oggi appunto realizzeremo l'incastonatura in questa maniera. Adesso vi faccio vedere appunto che cosa ci servirà. Quindi il materiale che ci serve è un cabochon da 25 mm, io utilizzerò uno di questi che ho ricevuto da BB Craft. Ecco, utilizzerò questo tipo di rondella. Io ho acquistato delle rondelle miste da BB Craft e ce ne sono di diverso tipo. Ciascuna ha le sue caratteristiche, però secondo me le più adatte per questo tipo di incastonatura sono per l'appunto questa qui, che ho detto prima che avrei utilizzato, e poi questa è comodissima perché essendo vuota c'entra dentro un rivoli perfettamente, vi faccio vedere, vedete, e sta bella piatta, mentre questa qui è comodissima perché ha i denti più lunghi. Potete comunque utilizzare anche queste senza nessun problema in realtà. Queste che hanno un pochino più di decorazione secondo me sono belle più come intercalari, c'era anche questa nel mix, per esempio, piuttosto che come incastonatura, però insomma potete utilizzare quello che vi piace di più. Poi per quanto riguarda il filo, io utilizzo questo qui che è un filo di rame ed è da 0,35 mm, però il mio preferito è questo qua, è un filo di rame appunto da 0,40 con il quale mi trovo veramente benissimo da tanto tempo. Poi ci serviranno degli anellini di varie dimensioni, a seconda di quello che vogliamo fare, poi ovviamente scegliamo la dimensione che serve al nostro scopo. Io utilizzerò un'aletta che metterò come pendentino al cabochon, appunto, e poi ci serviranno delle pinze. Ci servirà una pinza per tagliare appunto il wire e andrà bene una pinza qualunque. In fin dei conti, questi sono fili molto molto fini, non serve praticamente niente. Dopodiché io utilizzo una pinza come questa con le punte imbottite, sono punte di plastica praticamente che sono appoggiate sul metallo. Questa qui devo dire non l'ho pagata tantissimo, era una di quelle meno costose e sto pensando seriamente di cambiarle, però per fare questo tipo di lavoro mi è sufficiente e finché continuerò a fare soltanto questo e poco più di wire mi accontenterò appunto di una pinza così. E poi una pinza a punte tonde, anche questa qui appunto è una di quelle con le punte di plastica e devo dire che sì, a me piace lavorare con questa, purtroppo appunto si è anche staccata la punta, dovrò incollarla di nuovo, però è più che sufficiente per girare appunto il filo, non serve molto, si possono anche usare le altre pinze in realtà per un lavoro di questo tipo, io ve lo dico. E ora andiamo subito a realizzare il ciondolino. Ecco qui, quindi ho scelto questa turchese. Adesso, come vi ho detto, farò due giri, quindi ho preso 2 metri all'incirca di filo. Io faccio così per cominciare, quindi in pratica fisso la parte iniziale del filo sulla parte superiore, non serve assolutamente, si può chiaramente lasciarla sotto e poi arrotolare, però
si va a nostra scelta in questi casi. E siccome questa forma di rondella me lo permette, faccio così. Faccio un po' di zoom, piccolo, così riesco a farvi vedere bene. Adesso devo decidere come fare l'incastonatura. È chiaro che più denti prenderò, più il filo si posizionerà verso il centro. Io ho deciso di cominciare con 5, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Quindi sono a questo punto qui. E io passo il filo sotto, vedete? Dopodiché ripeto, passo nel dente successivo e passo sotto nel dente successivo, cercando di ripetere sempre lo stesso movimento e cercando di tenere ferma la pietra. Vedete, sarà molto automatica come cosa. Quando arriveremo, come sono io adesso, nei punti in cui sono già passata da uno dei due lati, semplicemente passerò dal lato opposto, stando sempre attenta a tirare bene il filo e a proseguire. Se poi sbagliate, semplicemente tirate e continuate. Si può anche disfare, ovviamente. Oggi mi pare di non vederci. Ecco qua. Siamo quasi alla fine. Come potete vedere, l'incastonatura così sarebbe già fatta. Non ci sarebbe bisogno di fare un altro giro. Io lo faccio soltanto per farvelo vedere. Vi faccio vedere anche un paio di esempi, giusto per chiarezza. Ecco, per esempio, questa qui l'ho realizzata facendo prima un'incastonatura, quella base, quella principale, passando dopo 7 denti praticamente, mentre poi ho eseguito un'incastonatura esterna passando ogni 4 denti e in questo modo otteniamo questo effetto, come vedete che c'è un giro interno e un giro esterno e sono abbastanza visibili. Poi a seconda di quello che volete realizzare potete fare le cose anche in modo diverso, quindi lo potete fare anche al contrario. Questa qui invece è un'incastonatura realizzata a partire da un giro singolo, che secondo me sta bene in un orecchino o comunque con un pendente piccolino. Mentre questa qui invece l'ho realizzata a partire da un giro a meno denti, quindi a 5 se non sbaglio, come quello che ho fatto adesso. Dopodiché ho fatto un giro con più denti, come vedete. Alla fine appunto è una scelta. Io adesso farò un altro giro di incastonatura, perché vi ho detto che l'avrei fatto e così vi faccio anche vedere. Qua dietro, nel momento in cui realizzerò il secondo giro, io vi consiglio di portarvi almeno così dal lato opposto, in modo da avere il filo ben tirato, mi raccomando, tiratelo bene. E adesso, prima ho fatto a 5, adesso facciamo a 8, diciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, facciamo 7, va. È più che sufficiente. E qua ripasso, vedete? Praticamente in questa maniera, dove sono passata 2 volte, si mette a fuoco, vedete che c'è il filo doppio che si vede. Per esempio, vedete, qui sono già passata. Uffa. Qualche problema col fuoco. Qui sono già passata, vedete, adesso devo passare. Nel successivo, qui sono già passata, ma qui no, e quindi vado avanti così. Come vedete, ho completato anche il secondo giro. Fronte e retro. Poi potete un po' sistemare l'incastonatura sopra se vedete che non vi piace in alcuni punti, però
potete tirare un po' il filo, sovrapporlo in un'altra maniera, comunque insomma non è per niente complicato. Adesso sono in questa situazione, quindi giro il lavoro e fisso il filo. Quindi prendo questo filo, ne ho avanzato un po', e ripasso dentro così, dove riesco, non è importante andare proprio vicini, tiro il filo. In questo modo lo assicuro, faccio un altro passaggio soltanto per sicurezza, perché a me piace passare due volte. Ecco, dopodiché taglio il filo con la pinza e lo ripiego. Se vedete che per caso vi resta il filo e non riuscite a ripiegarlo bene, io vi consiglio di passare un po' di colla o un po' di smalto trasparente o comunque qualcosa per fissare. Per quanto riguarda il retro, lo potete foderare con della similpelle se vi va, potete fare quello che preferite, potete anche decorarlo con delle perline sul retro, come vi piace di più, non c'è assolutamente una regola anche qui. A me piace così, sinceramente, molto spesso lo lascio anche semplicemente così, senza problemi. Dopodiché, cosa ci manca? Dobbiamo semplicemente decidere come montare questo oggetto. Quindi, se ci piace l'idea di fare un orecchino, noi lo montiamo in questa maniera, per esempio, inserendo i ganci. Anche nel caso di un pendente o di un modulo per una catena, io per esempio questo lo monterei così, per esempio, con una catena e magari metterei un'altra rondella. Potrebbe essere una cosa del genere, per esempio. Mettete semplicemente gli anellini e lo montate in questa maniera. Poi ognuno fa quello che preferisce. Potete anche fare una lavorazione a specchio, quindi potete mettere questo di qua e metterci un altro modulo. Cioè, alla fine qui si va molto a scelta. Questa può essere un esempio, diciamo, di montaggio. Facciamo così, ecco. Questo può essere un esempio di montaggio, poi potete anche mettere appunto una chiave sotto, quello che vi piace di più. In questo caso io vi faccio vedere come si fa a mettere gli anellini. Prima ve lo faccio vedere con questa, che è un'incastonatura singola, così potete vederlo più semplicemente. Vedete, c'è molto meno filo qui sul retro. Facciamo che tiriamo via tutto. Possiamo mettere a fuoco meglio. L'anellino è anche di un colore diverso, così lo potete vedere bene. E voi prendete e inserite in questa maniera l'anellino. E passate, io passo sempre dietro a due, ma se vi piace di più, se l'anellino è più piccolo, potete passare chiaramente dietro a uno solo dei denti. Dopodiché prendete la vostra pinza, dopodiché semplicemente richiudete l'anellino con l'uso delle due pinze. Poi a me piace girarlo così, tende a non girarsi più, e voi avete a questo punto l'anellino. Se volete potete metterlo anche sotto, l'unica cosa importante è contare. Questo anellino che ho scelto io è anche troppo largo. Se volete potete chiaramente inserire un anellino più piccolo. Caso in cui abbiate un anellino più piccolo, lo inserite direttamente. Ecco qua. In un gancio, appena tutto quanto da cosa desiderate fare. Io ho fatto due esempi, adesso vi faccio vedere con questo invece. Non è così semplice quando c'è la telecamera in mezzo, però spero di farvi vedere. Vedete, inserisco e giro e l'anellino gira, dopodiché lo chiudo come al solito con le pinze. Ed ecco qua. Se voglio inserire un anellino dal lato opposto, conto, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e so che dovrò inserirlo fra questi due denti, come ho fatto qui. E poi niente, vi gestite il montaggio come preferite. Io vi consiglio appunto di
se li avete, utilizzare appunto degli elementi di questo tipo, potete formare qualsiasi tipo di pendente, appunto, con le catene, come piace di più a voi. Quindi io ho finito, spero che il tutorial vi sia piaciuto, che vi sia stato in qualche maniera di ispirazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!